mi invita sempre l'amico Roberto a dire due parole. Intanto ringrazio perché ogni anno che passa vedo un ambiente, no, più a parte l'età, come diceva il signore prima, giustamente, però si cresce questo messaggio molto forte nel periodo natalizio, e questa sera me ne vado carico di un messaggio che aleggia nell'aria, quella della crescita umanizzante e umanizzata intorno ai vari percorsi, sia culturali, attraverso anche la poesia di questa sera. Quindi poi vedo sul palco queste persone che hanno delle motivazioni che vanno al di là. Io dico, noi siamo persone normali, normalissime. Io quando vedo il senatore De Giuseppe mi inchino, perché è stato il nostro maestro, noi giovani di una certa età. Quindi di fronte a queste persone, i ragazzi e i giovani ci incitano, proprio continuamente ad andare avanti. Noi abbiamo pubblicato ultimamente un messaggio forte anche alla nostra comunità su Anna Frank, e tempo fa avete fatto anche voi un premio, e vedevo questa sera questi messaggi molto forti che vanno al di là, no, della normalità. Noi dobbiamo riscoprire la normalità, e leggendo alcuni passaggi di Anna Frank mi ha colpito questi giorni una frase molto bella, che diceva: com'è meraviglioso che nessuno abbia bisogno di aspettare un solo attimo prima di iniziare a migliorare il mondo. Era una ragazzina. Questo è il messaggio del Natale, e questo è il messaggio della speranza per le nuove generazioni. Grazie. Dobbiamo chiamare un attimo il suo gruppo. Allora, sì. Dottor Giuseppe Perrone, dottoressa Simona Durante, signor Fabio Lorenzo, dottoressa Fabiola Mezzolla, Alessandra Rizzo, Anna Maria Cinieri e Alessia Baccari. Continuiamo con Luigi Saracino, Antonio Chimienti, Oronzina Parisi, Piera Tinelli, Michela Vassallo, Fabio Renna, Arturo Renna, Davide Occhilupo, Giuseppina Lomartire, Maria Palmisano, Cosima Mameli, Denis Longo, Gennaro Fortunato, Lorenzo Valentina, Vittorio Andrisani, Giovanni Perillo, Anna Maria Cinieri, Paola Costantini, Ilenia Manisco, Giuliano Gianluca, Chiara Perrucci, Cosima Rizzello. Si parlava questa sera di umanizzazione, di impegno continuo verso la persona sofferente. Abbiamo chiamato prima i docenti e poi i nostri carissimi, abbiamo anche la nostra mascotte che è Ilenia, e quindi sono tutte persone che vengono fuori da un cammino formativo rivolto soprattutto all'assistenza alle persone bisognose ma di grande sofferenza. Qui in sala c'è ancora il nostro maestro, il senatore Giuseppe, ha visto un anno fa il nostro impegno lì al santuario di San Cosimo, che ancora continua grazie ai docenti e grazie al loro impegno, e una piccola ciliegina di impegno continuo, umano, umanizzante, soprattutto guardando la sofferenza. Due parole ai nostri docenti, il dottor Perrone e la dottoressa Simona Durante. Grazie a tutti. Il premio più grande che noi potevamo immaginare di avere è quello di stare qui stasera con voi, di ringraziarvi perché state sottolineando l'impegno che ci mettiamo e che i nostri ragazzi traducono in realtà. Grazie. Grazie a tutti. Io volevo soltanto dire che anche questa sera si è confermato che è il miglior insegnamento che si può dare è l'esempio, quindi quello che ci rimane di questa sera sono tutti gli esempi che ci hanno dato, e vi ringrazio per averci reso partecipi. Grazie. Pergamene per tutti quanti, grazie e auguri. Ciao.